È una grande, un grande piacere per me che sono nata qui e per i miei figli che hanno sempre passato tutte le estati della loro vita qui a Licata, sapere che Licata non ha voluto dimenticare, non ha dimenticato mio marito. C'è emozione nelle parole di Giusy Bonsignore, oggi a Licata assieme ai due figli, per l'intitolazione di una piazza a suo marito Enzo Baldoni, giornalista ucciso in Iraq 5 anni fa. Voluta fortemente dal giornalista Francesco Pira, da Giuseppe La Rocca e dalle due amministrazioni comunali che si sono succedute in questi anni a Licata, l'intitolazione vuole essere un ricordo del particolare rapporto tra la cittadina ed Enzo Baldoni. Lui amava molto il mare, amava molto la nostra città, e amava passeggiare al porto e aveva molti amici pescatori da cui si faceva raccontare le storie del posto. Era il 21 agosto del 2004 quando Enzo Baldoni, giornalista freelance e volontario della Croce Rossa, venne rapito a Najaf dall'esercito islamico dell'Iraq, una sedicente organizzazione fondamentalista musulmana. Dopo un ultimatum all'Italia per il ritiro di tutte le truppe, entro 48 ore venne ucciso. La data esatta ed il luogo per ora non sono certi. Intanto la famiglia spera che con l'impegno degli organi interessati possa essere recuperata e rientrare in Italia la salma di Enzo Baldoni. Il corpo di mio marito è ancora disperso in Iraq, non è stato mai riconsegnato. Quello che io penso è che si possa ancora fare qualcosa per questo e stiamo facendo il possibile con tutti i contatti con Farnesina e con il governo iracheno. Questo deve essere un auspicio e un augurio che questi resti di Enzo si possano trovare più presto e che Licata possa magari trovare una collocazione, una tomba in cui le famiglie possono anche pregare per lui.